Buonasera a tutti, buonasera a tutti i nostri amici collegati con Cortodino Film Festival, con la nostra pagina Facebook. Buonasera a tutti coloro che sono in questo momento in nostra compagnia, con gli ospiti che presenteremo nel corso della diretta. Maria Orsini Natale, tra memoria e letture. Ricordiamo una protagonista assoluta del nostro territorio, una grandissima scrittrice, e questo incontro è organizzato dal Cortodino Film Festival, appunto, e in collaborazione con l'Associazione Culturale della Corte dei Sognatori, e coordina il tutto Anna Vitiello, per la quale è stato coniato un termine che a me piace molto: la coordinatrice del ricordo. Chi era Maria Orsini Natale? A 10 anni dalla sua scomparsa, ricordiamo, appunto, una protagonista assoluta che ha saputo raccontare con poesia, con dovizia di particolari, un territorio, quasi vestendo i panni della cronista storica. È l'autrice di Francesca Annunziata, che ricordiamo tutti, un bellissimo romanzo dal quale è stato tratto il film, diretto da Lina Wertmüller. Io cedo subito la parola al patron di Cortodino Film Festival, Filippo Germano, e alla direttrice artistica Angela Lucibello. Buonasera. Buonasera. Allora, io vi ringrazio per essere qui e ruberò pochissimo tempo. Era doveroso questo omaggio alla nostra cara Maria Natale Orsini. Doveroso, necessario per un territorio come il nostro, che vede una gran parte di cittadini volenterosi, impegnati quotidianamente per la promozione culturale della città e del territorio. Spesso assistiamo anche ad una, come dire, questa necessità di cui parlavo era quella di valorizzare alcuni nostri concittadini che hanno dato lustro e danno lustro e daranno ancora lustro alla nostra città. Maria Natale Orsini la ricordo con i mezzi che noi diamo, con quelli del volontariato culturale, attraverso il canale di Cortodino. Abbiamo messo su questo ricordo, però credo che Maria Natale Orsini meriti qualche contributo. Che cosa potrebbe meritare in più Maria Natale Orsini? Noi abbiamo la nostra città che conserva ancora nomi di strade a certi, anche a taluni personaggi della nostra storia, che non meriterebbero assolutamente di essere ancora ricordati attraverso la dedica delle strade. Anche alcune strade assegnate nel periodo fascista non meritano, una città antifascista non merita che quelle strade siano dedicate al fascista. Allora, Maria Natale Orsini non solo. Voglio ricordare che abbiamo Tullio De Mauro, ricordo più volte in tutti i programmi che trattano di lettere, di linguistica, Tullio De Mauro viene ricordato continuamente. Abbiamo Dino De Laurentiis, che noi testardamente da 10 anni cerchiamo di far ricordare a tutti, che è stato il più grande produttore indipendente al mondo. Michele Prisco, insomma, dobbiamo continuare. Io mi fermerei qui per dire e per esortare la società civile, il mondo della cultura cittadina, ma soprattutto le istituzioni, e con esso il Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, gli assessori, il Sindaco, insieme tutti, a farci promotore, cambiare la toponomastica cittadina, assegnando giustamente a questi emeriti cittadini alcune strade, piazze e via di seguito. È importante per recuperare maggiormente l'identità cittadina,
per rivederci anche nelle opere, di questi nostri illustri, per rivederci un po' tutti e proseguire nel nostro percorso faticoso di risalita della china che qui nella nostra città. Penso anche ad una raccolta di firme, ad un comitato che possa supportare l'amministrazione comunale. Ecco, questo è uno di quegli eventi culturali, sarebbe, che non costa niente. Quindi non è che il comune debba spendere soldi per fare questo, né basta semplicemente un po' di buona volontà anche del Consiglio Comunale, e quindi ratificare nel giro di pochi mesi anche la sostituzione di strade con altri nomi. Vi ringrazio, poi magari entreremo più successivamente dopo la fine del festival nello specifico. Vi ringrazio, passo la parola, la passo io, mi consenti Maurizio, ad Angela Lucibelli. Buonasera a tutti. Allora, io in questo evento mi pongo un po' nella duplice veste di organizzatrice, però anche di spettatrice, curiosa e attenta. E questo ho avuto l'onore di conoscere la grande scrittrice Oplontina, so che lei amava farsi chiamare così, Oplontina, e per questo sarà un grande piacere per me ascoltare le testimonianze di chi l'ha conosciuta e ascoltare anche le letture recitate di brani tratti da altre sue opere che sono forse un po' meno conosciute di Francesca Nunziata, però di pari pregio letterario. E a tal proposito io vorrei da subito ringraziare le compagnie teatrali che si sono rese disponibili in questo lavoro, magistralmente coordinato da Anna Vitiello, che è una persona attenta, sensibile, sempre molto attiva nel campo culturale come anche in quello sociale e che ormai fa parte da tempo della grande famiglia Cortodino. Grazie anche a Domenico Orsini per la sua preziosa consulenza e per il tempo competente che ci ha regalato nella costruzione del programma di stasera. Grazie al nostro conduttore, il giornalista Maurizio Sannino, e grazie anche a chi c'è ma non si vede, come gli indispensabili Marco e Domenico, i nostri registi, e grazie anche a Nando De Maio, con artisti associati, che ha curato tutta la parte video, la parte filmica. E grazie a tutti quelli che stasera contribuiranno a rendere interessante e piacevole l'evento che poi chiuderà questa prima parte della 10ª edizione di Cortodino. Grazie, e grazie anche al pubblico che ci ascolta, vi auguro di trascorrere una bella serata. Grazie a tutti, sono felice. Bene, grazie a Filippo Germano, grazie a Angela Lucibello. Io cedo immediatamente la parola ad Anna Vitiello, che ci leggerà un brano tratto dal celeberrimo romanzo Francesca Nunziata. Buonasera Anna. Sì. Buonasera. Innanzitutto vorrei ringraziare Filippo e Angela, proprio perché hanno voluto nuovamente la mia presenza in questo grande evento, Cortodino Film Festival. E questa 10ª edizione consolida la nostra collaborazione, sono ormai più di 3 anni che stiamo insieme e sono felicissima anch'io di essere presente. È particolare questo evento, proprio perché fa in modo che si vengano a fondere tante magie messe insieme, il teatro, il cinema, la scrittura, ma soprattutto l'amore per la nostra terra, attraverso il ricordo di una grande scrittrice. Una scrittrice che ha saputo trascrivere, ecco, trasformare le emozioni in parole che sono rese tangibili, cioè noi le percepiamo attraverso la lettura delle parole, percepiamo le emozioni dei personaggi stessi, che camminano su scenari fantastici, scenari che vengono... Ecco, lei prende, come lei stessa dice, luoghi perduti e personaggi perduti dal passato e li tiene per mano, è una cosa fantastica, perché tenendoli per mano dà loro di nuovo vita, l'alito, il soffio, che è fondamentale, il respiro, la vita stessa. E noi lo percepiamo quando semplicemente leggiamo una semplice frase o una parola. È qualcosa di grandioso, solo
un animo sensibile, un animo attento riesce a trasmettere. E quindi stasera noi faremo un viaggio attraverso le emozioni e i ricordi. Il ricordo che è fondamentale, che solo la scrittura, la parola, riesce a fissare il ricordo per l'eternità. E cammineremo insieme a questi personaggi che sanno di passione, perché vivono nella loro completezza le passioni, ma anche le vittorie come le sconfitte. Alcuni personaggi li mettono abbastanza in rilievo. Quelli che hanno tanto appassionato molti di noi sono i personaggi di Francesca Annunziata, conosciuti per il grande capolavoro che Maria Orsini Natale ha scritto. Sono personaggi che possono essere così simili, ma hanno delle sfumature che li differenziano un po'. Simili perché sono animati da questa passione per la vita, ma per la pasta che donna Francesca cura come se, come una mamma cura una figlia femmina, in effetti, quindi quella cura che si dà ai propri figli. E vivono nella loro completezza, però ripeto, ci sono delle piccole sfumature che riescono a differenziare questi due personaggi. Nunziata ha quel desiderio atavico di andare anche alla ricerca dei piccoli piaceri della vita, e lo riusciamo a capire anche da questa piccola lettura che viene tratta appunto dal suo romanzo Francesca Annunziata. I giorni di Annunziata, nelle loro scansioni di sole ansie, dolori e canzoni, ebbero un contrassegno preciso di laboriosità indefessa, di sacrificio senza negligenze, proprio come quelli di Francesca. Ma nello svolgersi furono più allegri e fortunati, e nel lento dipanarsi anche più soddisfatti. Anche perché nel diritto e rovescio delle loro maglie ricorrenti ebbero un piccolo punto lucente, un sollievo, un contento, un diletto da nulla, ma che come un vaso di mentuccia che profuma dal sul davanzale le rallegrò l'esistenza e l'aiutò a vivere. Il pressette. Giocarlo le piaceva quasi quanto fare i maccheroni, era la sua passione, anche se la posta era quasi inesistente. Non è che non se ne rendesse conto, ma quel gioco, come ogni gioco di carte, le offriva nella sua finzione imitativa della vita occasioni scelte e non così contate. Anzi, senza avarizia le moltiplicava, e ogni giro, ogni mano dava sempre nuove disponibilità e nuove avventure e speranze. Ecco, questa è la differenza tra due personaggi che si completano. Ogni commento sarebbe superfluo, praticamente ci hai fatto non ascoltare, ma vedere un brano di Francesca Annunziata. Io cedo subito la parola a Domenico Orsini, ti saluto Domenico, buonasera, e ti dico subito che per me... Ti dico subito che per me è un grande onore condurre questa serata a 10 anni dalla scomparsa di Maria Orsini Natale. Ne approfitto per salutare Federico che ci sta seguendo e che vedo in questo momento. Il grandissimo Federico Orsini. Allora, Domenico, ti chiamerò Mimmo, perché scusami, per me sei stato sempre Mimmo, e quindi ti chiamerò Mimmo. Ascolta, ovviamente la figura storica, no, della scrittrice la conosciamo tutti. Io vorrei parlare con te del lato umano di Maria Orsini Natale, perché mi ha colpito molto un particolare che ho ascoltato in questi giorni, e cioè quello dell'amore per la cucina e soprattutto dei tempi scanditi della cottura attraverso la recitazione di preghiere. Questa è una cosa che, permettimi, potrebbe essere tranquillamente, tra virgolette, rispolverata dalla nostra cittadinanza, magari con qualche video, con qualche rilancio, ecco, di marketing, diciamo così, proprio sulla scrittrice, perché è bellissima, però ci devi raccontare l'aneddoto. Dicevo, poi in questi tempi di pandemia, dove tutti quanti siamo a casa, spesso a cucinare, magari ci potrebbe aiutare anche pregare e cucinare insieme.
Buonasera a tutti, grazie. Prima cosa, io sono qui in doppia veste, sono in rappresentanza sia della Corte dei Sognatori che dell'Associazione Culturale che tramite me ha collaborato anche alla gestione di questo evento, come del video che trasmetteremo proprio in chiusura di questo evento, ma anche in rappresentanza della famiglia Orsini e di tutti noi, dei figli, del marito, di tutta la famiglia. E prima di parlare della cucina mi faceva subito sorridere una cosa: hai presentato zia Maria come una grande scrittrice internazionale, lei poi è stata tradotta in 7 lingue, sicuramente lo era, ma la cosa che mi faceva molto ridere è che tutte le volte che le dicevano scrittrice lei diceva: io sono una vecchia signora che intorno al cerchio del braciere racconta una storia, e questa storia la raccontava con delle parole che diventavano inchiostro sui fogli di carta, inchiostro scritto a penna, perché ovviamente tutti i libri sono stati scritti a penna e sono stati scritti a mano praticamente. Lei quindi era una narratrice, a lei piaceva raccontare. Perché le piaceva raccontare? Perché lei doveva mantenere viva la memoria, lei voleva che tenessimo ben stretta e presente la memoria per passare la fiaccola della memoria poi al futuro, e per questo lei ci teneva moltissimo anche al suo rapporto con i giovani, io lo ribadisco sempre e più volte. Quindi lei chiudeva nello scrigno magico delle sue parole la memoria e diceva che una memoria importante nostra come esseri umani, ma anche come popolo napoletano e campano, era quella della cucina. I sapori, lei mi diceva e diceva sempre, sono memoria. Per questo dedica molto tempo e molto spazio nei suoi libri alla cucina. Una cosa divertente era quella che la racconta anche Don Alfonso, e si racconta anche in un libro, lei praticamente quando cucinava non metteva cronometri, cronometrava i piatti, come dicevi tu, con delle recitando le preghiere, perché avendo imparato a cucinare nelle vecchie cucine con le nonne, le zie e quant'altro, i piatti si cronometravano così. Vi leggo velocemente quanto scriveva: soffriggere l'aglio per 4 gloria patri, fuoco vivace per il tempo di un Padre nostro, 4 Ave Marie per sbollentare gli scampi, la frittura degli struffoli deve solo soleggiarli, ogni padellata ha per cottura 2 pater recitati con lentezza. Questi erano alcuni tempi scanditi dalla sua cosa. Quindi la cucina era centrale come fattore di memoria e di cultura di una terra. Ed io colgo l'occasione per presentare i video che adesso andiamo a vedere, che sono 3 video tratti da libri e da scritti di zia Maria, come tutti quelli che sentiremo, interpretati da alcune compagnie amatoriali della nostra zona vesuviane: la compagnia Oplontis, la compagnia Satirico e la compagnia Medea, quindi, che ci fanno ascoltare questi brani sulla cucina. Giusto al centro, in grandi teglie e vasi tondi di porcellana inglese, il buffet sciorinava la sorpresa lieta e sempre entusiasmante di peperoni, melanzane, peperoncini verdi, zucchini, in particolari pietanze povere ma gradite e gioiose a quel tipo di umanità. Per quei piatti aveva preferenza innata e inclinazione non solo di gusto, ma anche di cuore. Melanzane alla brace in tonde fette profumate di fumo, melanzane alla parmigiana dorate sotto le screziature rosse della salsa, melanzane a barchetta che navigavano scure nello zefiro dell'origano con le vele dei pomodorini appassiti, fiori gialli di zucchini fritti di e aerei nei petali sfuggiti alla pastella.
tutte le cornie campagnole, verdure di stagione, nelle loro fibre portavano gli umori di un terreno fecondo in umili portate, ma che proprio per il posto d'onore che occupavano ben definivano quella garbata imbandigione e soprattutto lietamente ne circostanziavano la collocazione geografica. Ragazzi belli, come state? Come abbastanza, tra zone d'ombra e zone rosse. Tutto vabbè, bene. Dai, bene, cerchiamo di sopravvivere, ecco. Allora ragazzi, il testo l'avete stampato, ce l'avete tutti, giusto? Yes. Ognuno di voi sa quello che deve dire, ci intervalliamo, sappiamo i nostri pezzi quali sono. Mi raccomando ragazzi, è un testo di Maria Orsini Natale. Rimmi non fa figuri niente, ok? Pronti? Prontissimo. Allora Luca, se sei prontissimo, non mi dici niente, io devo andare a prendere una cosa di là, ma ci metto veramente un attimo, io vi pigliate colore, non vi pigliate colore. Ma che bello, apri tutto, tu apri tutto. Luca, senti un secondo, a me mamma mi ha chiamato mamma, per un secondo che vuole, visto che cominci tu, vai tranquillo, non ti preoccupare, un secondo e ti raggiungo, veramente un secondo. Ok, ma la già fa su lì sta cosa, praticamente la già fa su lì. Oh. Don Alfonso 1890, una storia che sa di favola. La pasta. I napoletani non svilupparono questa loro produzione solo per lanciarsi in un'impresa artigianale e commerciale, no. Non furono abili e perfetti nella complicata fattura della pasta solo per orgoglio, dignità e intelligenza di mestiere, ma perché? Perché scoprirono da sé questa vocazione appassionata ad essere mangiamaccheroni. Il titolo che assegnò loro un territorio, un cibo, una valenza. Non entra modello solo folklore o del luogo comune, perché oltre a quelle realtà essi avevano sviluppato un'abilità culinaria così seducente, assoluta e senza scampo, che ha rivelato al mondo intero la grande totalità nobile di un alimento popolare, elementare nella sua natura granulare di acqua e semola. Il fatto incontestabile è che in amore Napoli ha colorato la pasta, e la pasta ha colorato la napoletanità, eh? Ma quando mai? Bene, Domenico, è davvero un affresco, abbiamo visto un affresco. Era una piccola, sì, era ovviamente un piccolo affresco culinario, ma mi pare che c'era un altro video, quello della compagnia Medea, che dobbiamo vedere ora, che ripercorre sempre il tema della cucina. Ecco. La notte ci vedeva ammantati di bianchi grembiuli e si riempiva di risate, perché quando ero impegnata io ai fornelli, nei campi di cottura, non usavo il metro dei minuti, ma quello delle preghiere. Così mi avevano insegnato. Soffriggere l'aglio per quattro gloria patri, fuoco vivace per il tempo di un padre nostro, quattro ave maria per sbollentare, e così via. Per trascrivere in ricetta questo mio tempo, si dovevano cronometrare le preghiere. E tutto questo aveva gaiezza irriverente, ma anche struggente. Il gusto è transumanza del cibo dalle papiglie al cuore, è armonia morbida e avvolgente, arco di stupore, folgorazione, estasi. Ma il gusto è anche memoria. È anche focolare dove si è andati. Bene, abbiamo visto i tre video. E diciamo sul tema della cucina, e adesso grazie Mimmo per questa chicca. Adesso vorrei dare il benvenuto a Salvatore Cardone, giornalista, e introdurre un altro tema importantissimo, un tema che, come dire, ha radici lontane, perché è proprio il mondo raccontato da Maria Orsini Natale, cioè quello dei pastifici. Salvatore Cardone in questo momento sta tentando di collegarsi, perché non lo vedo. Eccolo.
Buonasera Salvatore. Anche in questo caso, per quanto riguarda il tema dei pastifici, parleremo del libro La vera storia di Francesca e Domenico Orsini e soprattutto vedremo altri due contributi legati proprio al mondo dei pastifici, e cioè due video che parleranno proprio sempre da alcuni brani tratti dai romanzi di Maria Orsini e pastifici. C'è qualche problema sul collegamento con Salvatore Cardone, io chiedo lumi alla regia. Possiamo anche chiamarlo. Probabilmente è un problema di accesso di... Beh, noi dobbiamo ricordare sempre che non siamo in televisione, quindi ciascuno di noi si appoggia ad una linea diversa, dove c'è la banda larga, c'è la fibra ottica, e insomma ci possono essere dei problemi. E consideriamo che in questo periodo in cui siamo tutti in clausura, siamo tutti collegati ad internet, quindi immaginiamo come ci può essere un crollo, no, nelle telecomunicazioni. Possiamo chiamarlo per telefono? Magari lo chiamo per telefono. Vabbè, io chiedo alla regia se possiamo parlare direttamente in video. Perfetto, allora abbiamo direttamente i video, quindi due contributi sui pastifici, sempre tratti dai brani di Francesca Annunziata, quindi io direi alla regia di far partire subito questi due contributi, della Compagnia degli Adagi e della Compagnia delle Torri. Prego, regia. Tra l'animazione paesana e laboriosa della via, passava la carrozza sfiorando le fila dei carri fermi dinanzi ai pastifici. Gli stabilimenti si susseguivano a breve distanza senza avere all'esterno niente della fabbrica, uguale alle altre case con dei balconi e delle cornici di piperno. Differenti però dalle abitazioni civili per i portoni spalancati su androni vastissimi, zeppi di sacchi per la pasta stesa che danzava attorno ai caseggiati. Il cui passava nel solco della strada chiusa dai palazzi alla vista della spiaggia, ma negli squarci liberi tra gli edifici, nei passi di corripide scalinate da quel terrazzo naturale scendevano al porto, a tratti appariva il mare, di un azzurro così carico, e di fronte la costa sorrentina tanto nitida e Capri, tanto vicina che ogni volta era come una folgorazione. A nord, dal capo del Vesuvio, rado era l'ergersi dei palazzi. Così, senza impedimenti, contro il cielo si vedeva il vulcano, con bianche rughe di neve e lo stuffo di fumo dritto e perlato. Finché l'essiccazione si è conservata naturale, i fabbricanti del Golfo di Napoli hanno tenuto ben stretto lo scettro di un'indiscussa supremazia. Ma la tecnologia del XX secolo, il macchinismo imperante, il passaggio dal mondo sacrale dell'artigianato a quello dell'industria e poi a quello virtuale della finanza, ha atterrato la tradizione secolare dei napoletani. Stay with me in the Nelle linee del Golfo Azzurro, come iniziali di codice miniato, dei 400 e più opifici o maccheronie, pochi sopravvivono. Si fanno ancora eco nell'arco delle insenature i sospirati rimpianti delle marine operose. E a mitigare lo sconforto non basta l'acciaccato orgoglio di aver proposto uno schema, un ideale, un modello gastronomico che ha sedotto il mondo. Ironia della sorte, l'invenzione della cella Cirillo, primo piccolo impianto per l'essiccazione artificiale della porta. Una cella con primo tempo di legno, poi di muratura, opportunamente riscaldata e ventilata dal moto di rotazione di una ventola. Fu conquista e vittoria di Torre Annunziata. Bene, eccoci ritornati. Io chiedo se Salvatore è in collegamento, altrimenti possiamo proseguire con la diretta. Filippo.
Accendi. Non sentiamo nulla in questo momento. Filippo, non ti sentiamo. Devi accendere il microfono. C'è il microfono disattivato. Allora, proseguiamo, Maurizio. Bene, proseguiamo. Lo chiamiamo dopo, Salvatore. Sì, proseguo subito, dando subito la parola ad Anna, che ci deve introdurre altri due video. Questa volta parliamo di canzoni. Vero, Anna? Sì, altri nuovi video. Vabbè, dopo queste immagini molto emozionanti della nostra terra, parliamo delle canzoni, proprio perché il popolo napoletano, nei momenti bui, nei momenti in cui tutto sembra essere perduto, riesce sempre a cantare, a creare canzoni che poi tutto il mondo conosce. E questa è la nostra forza. Io la chiamo la resilienza del popolo napoletano, le canzoni, la solarità dell'anima che solo un popolo che sta ai piedi di un Vesuvio può avere. E i brani eseguiti saranno interpretati dalla Compagnia Aulularia e dalla Compagnia Filodrammatica San Francesco di Paola. Sapete, Don Albert, Michele è un po' convinto che con tanti guai che abbiamo, il Vesuvio, il dovere, poteva metterlo anche da qualche altra parte. Magari verso Mantova, Vicenza, dove ci sono delle persone che Michele ha conosciuto per lavoro. Fanno i mobili, vendono attrezzi per la falegnameria e parlano male dei napoletani. Dicono che sappiamo fare solo le canzoni. San Pancrazio. E non basta. Ma un popolo può vivere senza poesia o senza canzoni. E allora, Gesù. Uno dice, voi che sapete fare? Noi sappiamo fare questo e quell'altro, e voi? Noi sappiamo fare le canzoni e le facciamo cantare a tutto il mondo. Sai, Giosuè, il lusso della pezzenteria è una cantata. E siccome noi abbiamo larga esperienza di pezzenteria, ecco che le canzoni a noi ci vengono bene. Non potremmo cantare canzoni, uccelli di un albero di fuoco, gente di sole, ma nel presagio maligno già perduta. Frontiere di bellezza le nostre, serrate su confini di lava, ruderi e corpi fermi nella pietra, urla rapprese su bocche di sasso. A noi è data l'incerta vita delle cose racchiuse in un giorno, nelle ore senza domani. E tuttavia cantiamo struggenti le nostre canzoni. Bene, grazie Anna per questo bellissimo contributo. E adesso in collegamento, ecco, abbiamo ritrovato Salvatore, in collegamento c'è anche il direttore dello Strillone, Catello Germano. Ciao Catello, buonasera, benvenuto. Buonasera a Catello, tutti, grazie per l'invito. Questo contributo che si riferisce alla decima edizione dello Strillone d'Oro dell'anno 2007, nel quale appunto c'è un intervento di Maria Orsini Natale. Buonasera, Catello. Buonasera a tutti, sì, buonasera. No, noi abbiamo... Allora, sì, No, ti sento a tratti, Maurizio, ripeti. No, dicevo, ci devi introdurre un video che si riferisce alla decima edizione dello Strillone d'Oro. No, dove, sì, allora noi sì, porto un po' anche il ricordo di quella serata e di quella straordinaria serata che del 6 luglio del 2007, quando decidemmo di consegnare il premio, lo Strillone d'Oro, in quell'edizione Maria Orsini Natale.
un intervento, diciamo, una scelta legata soprattutto al fatto che Maria Orsini aveva comunque un fortissimo legame col territorio, ovviamente, che si è poi palesato nei suoi libri, nella sua opera Principe Francesca Enunziata. E quella fu una serata straordinaria, perché poi l'intervento che fece Maria sul palco si respirava completamente il suo forte legame col territorio. Lei ci teneva molto a venire quella serata che si fece alla Fabbrica d'Armi, tra l'altro, diciamo, uno degli ultimi eventi che fu fatto in quella struttura, ormai purtroppo da diversi anni abbandonata a Torre Annunziata. E in quella serata lei, diciamo, lei raccontò sul palco di essere stata operata poche settimane prima all'anca per una protesi, e quindi voleva fortemente essere presente quella serata, e appunto, diciamo, quindi questa è la testimonianza di un forte legame col territorio, e anche con quel premio, perché lei teneva particolarmente a essere lì, perché riceveva un premio non dallo Strillone ma dalla sua terra, che non l'aveva comunque, che si ricordava di lei, che aveva comunque avuto con lei un forte legame, e quindi di conseguenza non era tanto la presenza all'evento dello Strillone, quanto piuttosto a un evento che si faceva nella sua terra e che la sua terra aveva deciso di premiarla. Bene, e quindi non ci resta da fare altro che guardare questo video che si riferisce appunto alla decima edizione dello Strillone d'Oro. Sì, sì, il video che ha preso la regia. Sì, sì. C'è l'ampia accesa? Fa pure un po' di pubblicità. C'è l'ampia accesa. Maria Orsini Natale, perché a lei che consegniamo il primo Strillone d'Oro. Grazie, bellissimo. Naturalmente per la passione con cui ha saputo tramandare alle nuove generazioni le antiche tradizioni, l'amore verso la sua terra che traspare da ogni pagina dei suoi magistrali scritti. Facciamo un altro applauso. Non voglio fare peggio, diciamo. Buonasera, io sono veramente orgogliosa, e non lo dico, diciamo, per circostanza, ma perché veramente è così orgogliosa di... Buonasera. Salve, sono Francesco. Qui, eccoci. Glielo porto perché il nostro padrone di casa, diciamo, lascia. No, perché Salvatore Gallo si arrabbia se sta davanti alla... Si è visto... alla cosa. Prego, aspettate. Si è visto molto bene che sono stata operata di protesi dell'anca. Malanni dell'età, quindi salgo, però sono stata operata 25 giorni fa, quindi insomma non potevo mancare. Questo è un premio che mi viene dalla mia terra, che mi viene dalla mia gente, che amo questa terra, che attraverso momenti difficili, e naturalmente da una vecchia signora come me si addolora molto più di un giovane, perché io non sono né Nefertiti, sono vecchia signora, ma non ho 4.000 anni come Nefertiti, però l'ambiente tutto così cambiato. Io facevo i bagni con i cavallucci marini nel Sarno, a Rovigliano, c'è quella spiaggetta di Rovigliano che era una meraviglia. Vabbè, comunque, questa terra oggi attraversa momenti difficili, però io ero veramente scorata, perché poi mi addoloro molto, 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 anche perché a 20 anni volevo cambiare il mondo, volevo che fosse migliore, invece mi accorgo di lasciare ai ragazzi che vengono un mondo molto difficile. Però stasera mi sono rincuorata, penso che anche il sindaco forse si è rincuorato, lui vuol fare qualcosa, speriamo che gliela lascino fare, ma però veramente, veramente sono stata molto felice di essere
venuta. Loro hanno fatto pressione, dico, ma io però l'umidità, la cosa, però sono venuta perché volevo venire. E sono stata proprio felice di essere venuta, perché tutti questi, come diceva Celone, tutti questi fermenti, ma quanta bella gente che te ma come siamo ricchi, ma come siamo ricchi. Questi ragazzi, e la musica di quel cortometraggio, splendida ragazzi, splendida. E poi questo Apollo, che magari sostituirà la parte bianca, quando ho sentito l'indotto, quanto indotto c'aveva l'arte bianca, le casse, i cassetti, i sacchi, e quindi che questo, forse questa destinazione marinara è bella e ci appartiene. Quindi un augurio grandissimo. Io sono andata a curiosare, volevo anche entrare, però non l'ho fatto. Ma da fuori, io veramente ho fatto una preghiera, ma non accompagni la sta gente, perché può darsi che ci possa salvare. Sono venuta a investire qua, e non è che è una cosa facile. Quindi questa è la nostra speranza, tutta questa bella gente che abbiamo, tutta questa ricchezza. Quel signore Cirillo, io lo conosco, lo so, perché alcuni miei parenti si interessano molto profondamente di musica e mi dicevano questo di Torrano, ma chi? Nessuno lo sa. Quanta ricchezza nostra sta sparsa per il mondo. Basta pensare a De Laurentiis, per esempio. Ma a tanti, veramente siamo gente con una marcia in più, e quindi la speranza non è solo speranza, passerà a da passano tale. E allora grazie per queste a belle Maria parole. Orsini Natale, chiamerei sul palco il sindaco di Torre Annunziata, sindaco Giosuè Tarita, per tante volte nominato, il primo strillone d'oro. Buonasera. Grazie per essere qui. Auguri, carissimi auguri. Io mi sono fatto un mese di bagni per non sfigurare in questo momento, Giosuè. Vera, ti giuro, no, se viene Giosuè non posso fare una brutta figura. No, ho cercato di essere abbronzato come il nostro sindaco. Non ce lo fa, un mese, signora Nata. È questione di scooter, ma c'è più scooter. Vabbè, allora se consegniamo il premio, poi Giosuè. No, ci accompagniamo, non vi preoccupate. Ma il sindaco le farà da cavaliere, l'accompagnerà giù con il premio, naturalmente. Mai dimenticare questa terra. Dovunque si va, siamo apolidi, perché vogliamo tornare, facciamo viaggi incredibili per venire a casa magari a Pasqua a mangiare il casatiello. E questo campanello che abbiamo ce l'aveva anche Barracano, che sarà premiato tra poco. Lui era andato via perché naturalmente il lavoro, quando si lavora meglio, è andato a Roma, aveva fondato il giornale Molini d'Italia, però nel suo cuore c'era sempre questo paese, che non aveva spazio per lui, ma lui era sempre innamorato della sua torre, come tutti quanti noi. E nel nostro cuore, invece, lo dicevamo prima, c'è certamente Francesca Annunziata, che è diventato un film diretto da Lina Wertmüller. E allora, per fare un altro piccolo omaggio a Maria Orsini Natale, ne vediamo qualche breve stralcio. Mo veramente va il filmato, visto? Ah? Mo veramente va il filmato dopo che... Piano piano. Tra l'altro siamo stati testimoni di una specie di record, perché in 5 minuti, forse anche 6, non è squillato il telefonino di Giosuè Starita. E vi posso dire che
è una specie di non so qual è il record. È spento. Mannaggia, cioè, se pensavamo almeno che tornavamo a casa, dicevamo una cosa, ma fa niente. E buttate in mano! Fate presto! Fate presto! Ma perché tutta sta rivoluzione? Io e Gennarino voi stiamo venendo dal pastificio Paella e là non hanno spostato niente! E grazie, quelle mica tengono a donna Francesca! Ma la padrona nostra tiene il dono, come con Giuseppe, suo nonno! Quello si svegliava... Bene, benissimo, davvero rivedere Maria Orsini Natale è stato davvero un bellissimo regalo. Catello, cioè io ho offerto una specie di assist a porta vuota perché si parla di nuovi tipici, io non vedo ancora Salvatore, volevo fare un passaggio con lui rispetto a quello che ci dicevamo prima. Eccolo qui, si sta ricollegando. Faccio un piccolo stravolgimento della scaletta, se me lo permette il patron Filippo Germano. Come no? Sì. Ancora ci sono delle difficoltà. Ci sono ancora delle difficoltà con Salvatore Cardone e quindi andiamo tranquillamente avanti. Ti ringrazio. Ce lo teniamo qui in caldo, Salvatore. Va benissimo, ti ringrazio Catello per questo di niente. Ti ringrazio Catello per questo contributo. Per l'invito, grazie a voi per l'invito, per la partecipazione, grazie, per avermi dato la possibilità di partecipare. Come? Direttore, grazie per essere intervenuto. Direttore, grazie per il suo intervento. Prego, si figuri, dottor Germano, si figuri. Benissimo, dopo questo bellissimo scambio, questo simpatico siete lontani parenti perché state in streaming. Perché state in streaming, esattamente. Adesso, grazie. Comunque, sì, lo spunto che. Dimmi. Vai, Catello, vai. No, dicevo, vabbè, perdoni, no, perché segnale c'è un ritardo nel segnale. No, dicevo, comunque, in effetti quella che abbiamo organizzato all'epoca è stata una delle ultime manifestazioni, questo per lanciare anche, diciamo, un tema sul quale puoi riflettere tutti insieme. Fu l'una delle ultime manifestazioni organizzate all'interno del cortile della fabbrica d'armi. Quindi questo è un elemento che magari anche con Salvatore Cardone può essere approfondito anche dal punto di vista storico, perché di fatto abbiamo un patrimonio culturale, architettonico e artistico, se vogliamo, storico, che naturalmente purtroppo è lì abbandonato, quindi un tema sul quale va fatta una riflessione proprio come comunità, come città. E eventi come Cortodino, insieme a eventi come lo erano all'epoca lo Strone d'Oro, ma con tante altre iniziative, possono comunque essere da sprone affinché quelle strutture ritornino alla città e ai torresi. Questo ci tenevo a dire. Vabbè, assolutamente sottoscrivo parola per parola. Magari volevo chiedere che... Filippo? Se magari... No, mi seguite? Si sente? Sì, vai Filippo, vai. No, magari pensavo magari di provare, lo dico al direttore dello Strillone, a riprendere questa iniziativa che è lo Strillone d'Oro, magari con le opportune modifiche, e di recuperare questo premio proprio all'interno della fabbrica d'armi. Non credo che ci saranno problemi, perché diciamo che è stata la fabbrica d'armi è stata sdoganata anche in chiave cinematografica, quindi c'è la disponibilità a concedere quei locali, quegli spazi per scopi culturali. Quindi pensiamoci, e magari si potrebbe ricominciare anche.
con il giornale sicuramente possiamo lanciare, come abbiamo fatto anche su altre questioni in passato, una campagna anche, diciamo, di stampa, affinché l'attenzione non cali sul tema e quindi resti viva l'attenzione sulla necessità di recuperare le strutture. Sicuramente, ovviamente, dobbiamo attendere l'anno nuovo, perché anche dopo la fase di pandemia, perché naturalmente oggi diventa tutto molto complicato, però sicuramente con quella che io credo che ci sarà una nuova primavera dopo questa pandemia, probabilmente, perché no, di mettere in campo iniziative come quelle può essere assolutamente un modo per riaccendere i riflettori, ecco, restando anche, diciamo, con un linguaggio cinematografico, su dei temi, su delle strutture, su degli angoli della nostra città. È doveroso ricordare che lo Siglione d'Oro fu un'idea di Salvatore Cardone, che sta qui con noi, che io abbracciai, esatto, subito, e la prima edizione la tenemmo nell'AP Savoia. Salvatore, ricordi? Cardone, Salvatore? No, niente, è un peccato, no, però. Ci sono dei problemi col collegamento con... Comunque, la tenemmo nell'AP Savoia. Ci sono dei problemi. Io andrei... Lentamente la... Vabbè, io andrei proseguiamo. Andrei avanti con la diretta, anche perché abbiamo altre interessanti cose da vedere. Grazie, fratello. Grazie a voi, buon proseguimento. Passiamo subito all'argomento, Guido. Ciao, fratello. Passiamo ad un altro tema, che è il passato e presente. Mi diceva Mimmo prima che Maria Orsini Natale aveva difficoltà diceva che era una l'amica per tutte le stagioni. È vero, Mimmo? Si definiva così, l'amica per tutte le stagioni. Sì, ma infatti lei riusciva a mantenere rapporti e quindi... con tutti, praticamente, con persone di qualunque età. La cosa strana è che lei, che era una persona che diceva sono una vecchia signora, diceva sono l'amica per qualunque età, però non voleva dire qual era la sua età. Infatti anche ad una puntata anche quando è andata sotto voce da Marzullo, lei non voleva assolutamente dire la sua età e diceva non lo voglio dire perché non voglio ricordarlo a me stessa. Io ho un fiocco rosa sulla testa, diceva, ecco. Quindi non voleva ricordare la sua età. E passato e presente sono due grandi temi, perché se il tema che portava avanti e la sua idea era quella di difendere la memoria, ovviamente il passato è importantissimo per il presente e per il futuro del nostro paese. Alcune volte, parlando del presente, parlando di Torre, parlando di alcuni casi, non solo di Torre, proprio del nostro paese, diceva una cosa che mi faceva impressione, ossia diceva momento scuorn, e poi aggiungeva momento scuorn e momento scuorn. Cioè lei non si vergognava solamente di alcune cose che capitavano, ma si vergognava del senso di vergogna che provava, perché lei amava profondamente questo paese. Passato e presente, due grandi temi, e guardiamoci questi altri due grandi... video. Esatto, due temi che vedremo anche qui in altri due video della Compagnia Lunaria e della Compagnia Eclettica. Prego, regia. Comunque, nel ricostruire i perduti luoghi e i perduti giorni, i personaggi li ho richiamati al presente da grandi lontananze. Li ho accompagnati tenuramente, cercando con disperato soffio di restituire loro la vita, la concretezza dell'esistere. Un bell'inganno. Ma è così che si può dare testimonianza di un mondo che è stato. Un mondo non migliore, non peggiore, ma diverso. E anche documentare cose che non vogliono lasciarci. E che teniamo ben strette nell'abbraccio del ricordo. Tra poco saranno terre sommerse. Dagli tsunami dei tempi che verranno. La spiaggia accanto al verde della foce del Sarno, dove lo scoglio di Lovigliano con i ruderi del castello era più vicino alla costa. E siccome era proprio lì che si incurvava il golfo, Capri nelle prospettive faceva capolino dietro i dossi della penisola sorrentina. E a volte compariva e a volte no. Allora così era. Mondo arcaico e perduto.
Al momento solo immondizia consacrava quella foce. Solo immondizia offrivano a Capri il Sarno e il Vesuvio. I due rivali del mito, i due amanti della sirena impietrita. Solo fantasmi di pesci e occhi di schiuma popolavano il fiume alluttato. Solo lamento nello scorrere soffocato dal lerciume, dal residuo di lavorazione di concerie e altre industrie. Tutto vomitato in quel mare, ormai già così perduto. Ma tutte quelle paparelle sul fiume, dove sono finite? Tutte arrosto. Ma è possibile una modifica del territorio in pochi decenni così totale? Possibile che le cose siano così cambiate? Quando si porrà rimedio allo sponge? Agricoltura, turismo, artigianato. Se ne convinceva sempre di più. Questa era la vocazione di quella terra del sud. Ed era stato tutto stravolto. Da chi? Come? Perché? Un saccheggio brutale messo in atto dalla miopia di uomini con un cervello da gallina, senza amor per quegli spazi benedetti dal Signore. Fabbriche chimiche in posti unici al mondo. E chi li abitava, per una paga, si era venduto anche il mare. Una bella stoccata ai nostri tempi. Ci siamo, siamo in onda, non sento, non vi sento, non vi... È vero, hai detto bene, una bella stoccata. Sì, quindi si sentiva, una bella stoccata ai nostri tempi e soprattutto l'attualità anche della sua scrittura, perché quel è un pezzo che non ha scritto mica ora, quindi... è un altro dei caratteri della sua scrittura, il fatto di riuscire ad essere sempre attuale e ad esprimere dei concetti che poi sono universali, anche se sono legati a dei tempi a noi lontani. E secondo me possiamo andare avanti. Non vedo più Maurizio. Allora. È un crollo di Lidia, vediamo il prossimo. Allora, che cosa abbiamo? Intervento di Vincenzo. Soviamo Maurizio. Vincenzo Marasco. Vai. Avevamo Vincenzo Marasco pure sta avendo problemi di Lidia, vediamo. Eccolo qua, mi ha detto in diretta telefonica che sta entrando. Andiamo. Mitico Vincenzo che ci annuncerà, eccolo qua pure Maurizio, eccolo qua, ecco, ritorna pure Maurizio Sannino. Lasciatemi dire. Quindi dobbiamo... Eccomi qua, ciao. L'emozione... Ciao Vincenzo. A dopo. Adesso con Vincenzo Marasco, parliamo di un altro tema importantissimo. Un tema che anche questo è strettamente legato al nostro territorio, cioè il Vesuvio. Maurizio, consentimi, scusami se ti interrompo. Visto che c'è Salvatore, no, che sta provando da mezz'ora, approfittiamo che sia la sua linea si è stabilizzata, di avere la sua, il suo pensiero, dai, il suo contributo alla discussione. Cioè, tu resta lì. Marasco, resta lì, aspetta, cortesemente. Sì. Allora, Salvatore, ci sei? Salvatore, il microfono. Mi sembra il mobile. Continuiamo, dai, Vincenzo. Allora, continuiamo allora, con Vincenzo Marasco, dai. Vincenzo, parliamo di questo tema importantissimo che è il Vesuvio e lo facciamo in compagnia anche della presidente dell'Archeoclub di Torre Annunziata, Mirella Azzurro.
Buonasera innanzitutto, Vincenzo Marasco, presidente dell'associazione Centro Studi Storici Nicolò D'Alagno. Sì, grazie, buonasera a voi, un caro saluto agli amici, per ordine se permettete, Filippo il patron del premio, Domenico e Federico, grandissimi come sempre, ciao. Ciao, ciao Vincenzo. Anna, vabbè, io e te ci sentiamo quasi tutti i giorni. Sempre. Maurizio, un caro saluto a Maurizio e Salvatore che purtroppo non si è riuscito a collegare. Volevo ascoltarlo perché Salvatore sicuramente aveva delle bellissime cose da raccontarci. E Mirella che penso che si sta collegando al momento, gli ho mandato un messaggio. Guarda, parlare del Vesuvio associandolo a Mario Orsini Natale, cioè noi dobbiamo aprire un'enciclopedia filosofica. Perché, perché no, Mario... posso dire, dico una cosa, allora le ceneri di Zia Maria sono state buttate a mare, ma sì, perché la legge vieta di buttare le ceneri nel Vesuvio, perché sì, lei voleva essere cremata e buttata nel Vesuvio, questo per farvi capire l'amore, l'amore spassionato. Guarda, leggendo alcuni suoi passaggi riguardanti proprio il Vesuvio, lei lo considerava come un padre, quindi magari questa sua volontà si sposava proprio con quella cosa del ritorno al padre. Quindi le sue ceneri che volevano essere, cioè che lei aveva espresso il desiderio di essere, ecco qui, cosparsa nel Vesuvio, per lei doveva essere sicuramente un ritorno al padre. Perché lei il Vesuvio così lo vedeva, non lo vedeva come una minaccia, lo vedeva soprattutto come un'entità viva, esatto, con cui bisognava saper convivere. Il Vesuvio è stato il creatore di tutto nel nostro territorio e noi vesuviani lo sappiamo benissimo, almeno la cognizione è questa quella che dovrebbe essere. E Mario Orsini nei suoi scritti ce lo ha dimostrato in diverse occasioni. Guarda, io prendo in esame forse uno dei romanzi, dei racconti più belli di Mario Orsini Natale, quello che più rappresenta il nostro territorio, ed è il Terrazzo di Villa Rosa. Esatto, il Terrazzo della Villa Rosa. Il Terrazzo, in questo libro, Mario Orsini Natale forse ci pone dinanzi alla nostra realtà, come meglio non ha potuto in altri scritti, e ci regala continuamente dei voli pindarici meravigliosi. Lei racconta del Vesuvio come se lo sentisse in ogni momento, non ne parla mai con paura, anzi lei è consapevole di quello che rappresenta questa montagna, perché anche lei lo chiama la montagna, cioè questo termine, la montagna, è insolito. Guarda, io tempo fa ne discutevo con la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano. Lei, essendo di Catania, mi diceva ma perché voi napoletani chiamate il Vesuvio la montagna quando poi è un vulcano? Cioè, lo dovesse chiamare... ecco qui, è un'entità maschile. Voi invece lo chiamate la montagna, che è più consono all'Etna. Perché sono gli etnei che chiamano il vulcano la montagna e non i vesuviani. E io gli spiegai semplicemente che il nostro rapporto di vivere il Vesuvio, ecco, questo è quello che fa Mario Orsini Natale, non è un rapporto del semplice vivere di un territorio, ma è un qualcosa più grande. Noi viviamo in sintonia con il Vesuvio, cioè come la mattina noi guardiamo il Vesuvio, così si svolgerà la nostra giornata. E infatti Maria Orsini questo ce lo insegna con i suoi scritti. Ma nelle parole di Maria Orsini io ci vedevo mia nonna, perché mia nonna quando d'inverno si svegliava, la prima cosa che faceva, si affacciava alla finestra, andava a vedere il Vesuvio. Quando capitava che il Vesuvio aveva... era imbiancato, cioè il gran cono era imbiancato, lei diceva stamattina il vecchio si è messo il cappello, fa freddo. Quindi questa è una percezione, un modo di vivere
un vulcano, cioè una montagna particolare, che è soltanto insita in noi vesuviani, nemmeno nei napoletani. Cioè i napoletani non vivono il Vesuvio come lo viviamo noi vesuviani. È totalmente diverso. Loro ce l'hanno lì da cornice. Noi invece ogni giorno ci conviviamo, condividiamo i suoi umori. Lui scandisce i nostri giorni. E questo è quello che Maria Rossini ci ha voluto donare, ci ha voluto donare questa percezione particolare, come la chiamo io, Nostra Signora delle Lettere. Lei ci ha donato questo modo di poter capire il nostro territorio, che è particolare. Prima scrivevo che ogni torrese ha il diritto di leggere Maria Rossini Natale. Questo perché? Perché tramite le sue letture imparerebbe ad amare di più il nostro territorio, non solo la nostra città, ma anche il Vesuvio, imparerebbe a rispettarlo, imparerebbe ad avere la coscienza di quello che è la conformazione di questa montagna, che non è soltanto una montagna in sé per sé lì ferma, è una montagna viva, è un'entità viva. Tant'è vero che Maria Orsini poi in un passaggio dice: il Vesuvio per noi è senza colpa, è visto come un dio, è una montagna di fuoco che non ha scelta. Cioè, prima o poi deve fare il vulcano. Sì, deve fare il lavoro suo. E infatti, deve fare il lavoro suo. E infatti, voglio dire, nei due brani che stiamo per sentire, questi qua, ci sono i due prossimi brani che stiamo per vedere, sono proprio incentrati sul Vesuvio e su questo modo dei vesuviani e anche di Maria Orsini Natale di viverlo come entità, come divinità. Sì. Io vedo Maurizio che va e viene. Ecco, allora aspettiamo il video. Vediamo, secondo me possiamo vedere il video, no? Ok. Anche se scemi, no? Pazzi, certamente lo siamo. Come si può vivere sotto il vulcano? Si può vivere, si può. Si può, però è gioco forza che qualcosa cambi nel carattere di un uomo. Il vulcanesimo incide sullo stato d'animo di un cristiano. Noi siamo vesuviani non solo perché abitiamo questa terra, ma nella nostra chiusura da cafone, nel nostro isolamento, custodiamo tradizioni e antiche costumanze, ma perché non facciamo progetti, non ci piacciono, portano scalogna. Il Vesuvio nell'animo ci mette qualcosa che gli altri non hanno. Un maestro di vita e poi ci fa guardare le cose da grandi distanze, da limiti stellari. Da vicino non si vede niente, è tutto imbrogliato, confuso, deacato. Mettiamoci da lontano, facciamo un bagno di eternità, solo così possiamo assaporare la vita. Giosuè, sulla lampada che ti dice? Avvocato, si dice che Michele mi sfotte sempre perché parlo con il Vesuvio. Che è un delitto. E poi qui parliamo tutti con il Vesuvio. Noi a questa nostra montagna portiamo attaccamento e anche rispetto. Un rispetto rispettoso. Così la chiamavano i suoi abitanti. In religiosità prudente e ruffina. La montagna. Come fosse l'unica. Come fosse entità e divinità. E pregavano. E speravano che le manifestazioni vulcaniche fossero solo recita discreta. Prestigiosa, ma discreta. Un ammonimento contenuto che si scioglieva con getti di scintille che rameggiavano dal cono, come sereni fuochi della festa. E nella paziente concezione della vita, nello spirito delle forze della terra, lo giustificavano anche il Vesuvio. Quello era il modo di esprimersi della Grande Madre. E loro che erano antichi lo scolpavano, il vulcano. Ci vuole solo far prendere un poco di paura, ma che le brava montagna. Ma che volete dire? Che il Vesuvio è una carogna, ma è la natura. È la potenza infinita che ci fa rimanere sopra questa palla che gira sospesa sospesa. E Dio solo sa come e perché. Voi come la chiamate? Carogna! E poi nel mondo ci sono altre montagne pieni di lava che ogni 5 minuti fanno a mulina. Il Vesuvio il mestiere suo lo fa una volta ogni tanto. È una montagna educata. Certo, quando deve sfogare, sfoga. E cosa fa? Un cristiano può andare verso il bene o verso il male, ma lui no, non ha scelta. Quello lui è un vulcano, che deve fare? Ha da fare un vulcano,
Agatostrunz! molto bello. Grazie per questo. Allora, scusami, Maurizio, ci abbiamo Salvatore con l'unico mezzo disponibile in viva voce. Salvatore? Allora, buonasera a tutti. Lo sentite? Scusa se non riesco. Mi sentite? Lui sì. Sì, sentiamo più chiaro. Allora, dicevo, mi dispiace non essere collegato in video per i noti problemi. Filippo mi diceva di dare una mia testimonianza su Maria Orsini e sul libro che ho scritto, La vera storia di Francesca e Domenico Orsini. Volevo raccontare come sono arrivato a questo libro. Stavo facendo delle ricerche sulle origini della mia famiglia e dall'atto di nascita di mio padre avevo visto che era nato a Via Murat. E mi sono recato lì e all'angolo di questa strada con Via Opronti ho visto il cartello che indicava il pastificio Orsini. Allora mi sono ricordato del romanzo che Maria mi aveva regalato proprio quando ero direttore dello Strillone, sono ritornato a casa, l'ho riletto e mi sono appassionato fortemente alla sua storia romanzata, però ho detto io voglio scoprire la vera storia della famiglia Orsini. E così mi sono messo a fare delle ricerche seguendo passo dopo passo i vari atti che riguardavano questa famiglia, andando anche a Corpara, da cui si origina poi la storia di Teresa Giordano, la moglie di Raffaele Orsini, per poi arrivare all'ultima generazione e a Domenico Orsini. Anzi, ricordando Domenico, ricordo sempre le sue parole che diceva che io ho seguito le tracce come briciole nella favola di Pollicino e quindi ho questa mia ricerca mi ha portato poi a scoprire tutta la storia della famiglia Orsini che poi ho presentato insieme con Domenico Orsini in diverse occasioni. Però vorrei cogliere l'occasione anche per ringraziare Maurizio Sannino perché grazie a lui, mi sentite? Sì, sì, prosegui. Perché volevo ringraziare Maurizio Sannino. L'abbiamo perso. Sannini al Lido Nettuno, ho le foto con la regista e l'attore che hanno tra le mani e stanno leggendo il mio libro. Questa è stata per me una grande soddisfazione e gratificazione. Quindi ringrazio il conduttore. Mi sentite? Sì, prosegui, Salvatore. Ti sentono tutti forte e chiaro. Non lo so, che cosa posso dire? Posso raccontare un particolare relativo alla città di Francesca. Francesca, diceva Maria Orsini nel romanzo, è nata il 6 gennaio del 1849. Io ho cercato di scoprire quando era nata, ma negli atti non riuscivo a trovare questa data. Allora ho visto in uno dei libri che riguardavano gli atti di nascita che mancavano delle pagine ed era l'anno 1853. Ora, visto che mancavano delle pagine, mi sono recato alle chiese dell'Annunziata dello Spirito Santo e a quest'ultima poi ho trovato l'atto di battesimo di Francesca. E poi successivamente sono riuscito a trovare anche l'atto di nascita perché è conservata all'archivio di Stato di Napoli e quindi attraverso questo percorso sono riuscito poi ad intracciare la vera data di nascita di Francesca che è nata nel 1853. E questo è quello che volevo. Bravo Salvatore, la ricerca storica utilissima, proficua, bravo, complimenti. Bravi a voi che siete riusciti a fare una cosa bellissima abbinando in cortodino anche la memoria di Maria Orsini.
Per chi è appassionato, vorrei ricordare che quella data di nascita era il 9 dicembre del 1853. Quindi quel furbaccione di Domenico Orsini ha sposato una ragazzina che non era ancora sedicenne, quindi ha saputo scegliere una ragazza proprio nel fiore degli anni. Vabbè, questo è il tocco rosa, insomma, il tocco... il tocco rosa. E infatti, se si va a vedere l'atto di matrimonio, sembra la chiesa dello Spirito Santo, sono riportate delle date sbagliate relativamente alla loro età, forse proprio per nascondere il fatto che Francesca era, non dico una donna, ma era proprio una ragazzina, non aveva ancora compiuto 16 anni. Vabbè, d'altronde di... Salvatore, d'altronde di famiglia siamo dei buongustai, quindi va bene così. L'importante è che era una bella donna e che era innamorata. Oh, era sicuramente una bella donna. Va bene. Quindi questo è quello che ho voluto raccontarvi. Poi Domenico Orsini, che è lì, vi potrà dire tutte le volte che abbiamo presentato il mio libro in diverse occasioni. Siamo andati persino a Corbara, dove è iniziata la storia degli Orsini, tra Raffaele Orsini e Teresa Giordano, perché come sapete nel romanzo e nel film Giordano, cioè l'attore principale che è Giancarlo Giannini, si chiama così perché ha preso come nome il cognome della mamma, cioè di Teresa Giordano. Ecco bene. Perché lo chiamavano Giordano. Poi Montorsi, si sa, ve lo può spiegare pure Domenico, che è l'abbinamento delle iniziali della famiglia Montella e della famiglia Orsini. Orsi. Bravo, grazie, grazie Salvatore. Sì, grazie a voi. Grazie, alla prossima. Tutti. Ciao Salvatore. Sempre a te Filippo, a Domenico e a Maurizio per quel ricordo che conservo con piacere di quella foto. Benissimo, grazie Salvatore. Benissimo. Ciao, buona serata. Seguici, siamo ancora in diretta su Facebook. Ciao. Benissimo, ciao. Vai bene, Maurizio. Bene. Grazie Salvatore e prima di dare la parola ad Anna per un altro tema importante che è quello del mare, io voglio ricordare che tra poco avremo un contributo video di un'attrice importante che è stata una delle protagoniste del film Francesca Annunziata. Non dico altro, restate con noi in collegamento e sicuramente sarà una bella sorpresa. Anna, il tema che è Claudia Gerini, io non lo volevo dire, ma ovviamente il nome ormai è... L'hai detto. Posso Anna, allora parliamo di questo importantissimo. Un attimo, Vincenzo. Vorrei concludere con un appunto, così poi chiudo e lascio che l'attività continui. Io sono un sognatore, come lo era Maria Orsini e come lo siamo tanti in questo momento di difficoltà che sta attraversando la nostra città. Io sogno, come tanti altri, che Torre Annunziata abbia finalmente un polo culturale dove poter concentrare tutte queste memorie. Maria Orsini si è battuta tanto affinché la memoria rimanesse accesa. Lei, come avete detto prima, portava la fiaccola della memoria e ha passato il testimone. Non facciamo che questo testimone si smarrisca nel buio. Quindi la città ha l'obbligo di avere e di costruire un polo della cultura dove è possibile conservare le tracce della memoria, ma non più in modo effimero come facciamo noi di solito, ma avere un qualcosa di solido, un qualcosa di concreto, dove in futuro tutte le testimonianze come quelle di Maria Orsini Natale, perché sicuramente le ha tanti,
a tanti iscritti, ai suoi manoscritti e di tantissimi altri personaggi illustri che hanno fatto grande la nostra città, possano trovare un luogo sicuro dove ognuno di noi possa andare e possa andare ad abbeverarsi a queste fonti. Non possiamo permetterci di avere una città culturalmente allo sbando. Questo è il mio sogno. Per il resto vi ringrazio. Grazie, i miei complimenti per la trasmissione. Aggiungo anche nel polo culturale anche una mediateca nel polo culturale. Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente. Tutto quello che riguarda la cultura. Tanto materiale video, tanto materiale video del nostro passato, dei nostri grandi della cittadini che ci hanno reso onore. Ce n'è tanto. Esatto. Io do la parola a Pino Danna. Grazie. Ciao Vincenzo, grazie. Io colgo l'occasione per cedere immediatamente la parola ad Anna sul tema mare. Eccomi qua. Quindi dopo, ecco, a parte che sono concordo con quanto ha detto Vincenzo. Quindi dopo la bellezza del Vesuvio non poteva mancare quella del mare, perché la nostra terra ha queste due preziosità che la rendono unica, il Vesuvio e il mare. Questa brillantezza che la notte mandava nei silenzi il suo rumore alle notti che cullavano i sogni di Maria Orsini Natale. E lei diceva sempre: io sono nata con piedi marini e occhi vesuviani. E quindi camminiamo insieme a questi ricordi del mare con la compagnia Opaziariello e la compagnia I Rondelle. Scoprendo onde e conchiglie nella mia geografia infantile, a sud andai segnando il mare, l'impeto della sferzata chiara, la sua pelle che la luna piena amarezzava, e anche il suono fresco della risacca. A notte, nel silenzio, culla o danza andava e tornava, e mentre imparavo musica mi srotolava la via del sonno. L'altro punto di meraviglia era dalla parte del nord, prepotente, in offerta all'infinito la sagoma di un monte riempiva tutto il mio confine. La cima sbuffava fumo in forma di pennacchio e balenava nelle sere la sua anima di fuoco. Questi i miei due cardini, che furono amore fin dalla prima luce. Forse il segno era nel mio codice genetico. Perché se chiedo alla bambina che ero, all'adolescente di un tempo, quando mi sono accorta di appartenere a questa terra, non sanno rispondermi e stabilire termini. Troppo lontani sono oggi i nostri territori. Penso di avere sempre avuto piedi marini e occhi vesuviani. Non nasse tremula nell'aria il volo che mi portava a te, mare. Ma da cimi sospesi e ruti aspre sfidati. Raggiungerli era coraggio e rischio. Scommessa la piglio al ciuffo nero, che ciondolava smeraldi in altezza, e che vincevo il tuffo di noce. E si innalzava e salto. Più io ti possedevo, e tu mi avevi. La luce affatturata del profondo. I tuoi silenzi. Sempre più silenzio. Questa è l'avidità, questa è la sete. Poi era perdere le ali. Non più la levità mi apparteneva. Come nel grembo dolce di mia madre. Tutta la meraviglia e il suo. In te lasciavo mare. Così l'arrampicare mi spiegò e subito tornare. Bellissimo, veramente bello. Grazie Anna. Io continuo questa diretta con un altro tema importante che farei sicuramente introdurre a Domenico, a Mimmo. Mimmo, fammi passare la battuta. Da Maria Orsini Natale al presepe
il passo è più breve di quello che si possa pensare. Parliamo proprio del presepe. Mimmo è senza microfono, Mimmo ha tolto il microfono. Avete ragione, scusatemi, ho sbagliato io in questa cosa. E dicevo, sì, il presepe era il presepe e il Natale erano degli argomenti molto vivi, ovviamente, come tutte le ricorrenze anche della famiglia. Al presepe e al Natale lei ha dedicato, al presepe in particolare, un libro che era Cieli di carta, una raccolta di racconti, e i più svariati, scritti anche in periodi differenti della sua vita. E la cosa bella è che il presepe che ritorna in Cieli di carta, ma ritorna anche nel terrazzo della Villa Rosa, nel parlare del presepe e della nascita di Gesù, lei manifesta quella che era una filosofia, che io direi una filosofia no, molto nostra, paesana, contadina, cafona, come diceva lei. Lei diceva: noi siamo cafoni. Ma per cafoni non intendeva dare al termine l'accezione negativa che forse possiamo dare noi. I cafoni erano quelli che lavoravano la terra, perché noi in realtà siamo un popolo di contadini. Ed era quella la filosofia, c'è una filosofia però molto profonda, che è la stessa che ci lega alla terra, abbiamo detto ci lega al Vesuvio, ci lega al mare, ci lega alle verdure che compongono la nostra cucina, ci lega anche ad un'idea particolare che lei sviluppa nei suoi libri del presepe e del valore soprattutto di Cristo e della nascita di Cristo nella nostra cultura come nella nostra religione. Quindi io sentirei questo brano sul presepe, dopo ne sentiremo un altro, che è interpretato dalla Compagnia delle Fiamme. Che è in casa mia, Gesù, non è mai nato il maligno. Più spesso sotto un Vesuvio suggestivo, fumante, e i dipinti erano sempre di zia Antonietta. Un giorno, quando la mia adolescenza, sempre orgogliosa, cominciò a fare domande, mi fu spiegato che non era incongruo passare da luogo a luogo, e anacronistico e illogico saltare da secolo a secolo, perché Gesù era nato in ogni angolo del mondo e in ogni tempo. Capì che costruire il presepe è riandare all'inizio del nostro tempo. Abbracciai tutto il senso delle cose anacronistiche che inseppavano quella ribalta archeologica, folcloristica ed etnografica. Quella recita raffinata e popolare, spettacolo di satira e di devozione, di attori santi e attori di strada. Capì che Gesù era nato, e non dove, in un'ora, che è sempre un'altr'ora, e ancora. E mi dicevi quindi un'universalità di un emblema poi della nostra città, perché il presepe poi ci rappresenta in fondo noi. Ma mi diceva Maurizio che dobbiamo passare la parola a Mirella, credo. Sì, ciao Mirella, buonasera, sì. Presidente dell'Arco Club di Torre Annunziata. Mirella, giusta la webcam. E attacca il microfono, magari. Non fare come me prima. Ok. Non sentiamo. Ci sei? Non si sente. Mirella, non ti sentiamo, Mirella? Forse devi attaccare il microfono. Ho indovinato. Eccoti. Ci sei, ora ci sì, adesso sì. Okay. Che in questo momento l'assistente non c'è. grazie per questo invito, grazie per aver organizzato questo incontro.
amo molto la scrittrice Maria Orsini e le sue opere. Quando fu pubblicato il libro Francesca Annunziata, naturalmente l'ho fatto leggere anche ai miei alunni insieme, ne abbiamo apprezzato la storia, il linguaggio, i personaggi, le descrizioni del nostro territorio, la descrizione, il racconto delle tradizioni. E certamente tra i personaggi abbiamo soffermato la nostra attenzione su Federico che è il figlio giovane, colto, studente universitario di Francesca, che si interessa anche di archeologia, ecco, quindi lasciatemelo dire perché è l'argomento che ci sta tanto a cuore. E Federico cerca di fare capire alla mamma che parla di questi reperti che all'epoca cominciavano ad uscire quando si scavava, si facevano lavori, eccetera. La mamma diceva: sono dei vasetti scassati, sono dei mezzi muri, e cercava di far capire che invece erano delle testimonianze importanti del passato. E dava quindi, insomma, il suo contributo, probabilmente questa ricerca, alla scoperta, lui diceva, della mitica Oplonti. Che è l'unica cosa che viene, non viene nominata Torre Annunziata nel film, invece viene nominata nel libro, ma viene nominata Oplonti. Viene nominata Oplonti. E c'è da dire una cosa, che Federico però, per questa sua difesa ai vasetti, alle statuette che escono fuori, anche se quando scavi qua escono fuori vasetti e colonnette, dice lei, anche se scavi con un dito, ma Federico per questa sua difesa a spada tratta poi si acchiappano un bello schiaffone dalla madre, perché la mamma non vorrebbe fare lavori nella villa proprio per paura che poi possa uscire qualcosa che viene considerato un'antichità, e quindi i lavori poi si devono bloccare, insomma. Era importante quello che diceva Federico. Purtroppo ancora oggi non tutti hanno capito quanto queste testimonianze del passato possono essere una risorsa per il nostro territorio. Infatti, grazie, quella era un'altra cosa per la quale lei si batteva molto, cioè, voglio dire, uno dei valori del nostro territorio era il fatto, lei si incazzava molto, la posso dire questa parola, non so se concedetemela, quando molto spesso parlavano di Pompei, mandavano immagini Oplonti e invece dicevano che era Pompei, quindi lei era abbastanza incavolata per questo. Grazie Mirella. Grazie a voi per questo incontro. Grazie. Maurizio, io ti dico, vai avanti tranquillo, ci devi presentare altri giovani molto bravi. Infatti, io vorrei continuare il discorso che stavamo facendo sul presepe, ascoltando un altro brano. Ci dovrebbe essere un altro attore in linea, che è Luca. Luca, ci sei? Eccomi. Luca Grassano, eccolo. Ora ci siamo tutti. Allora, buonasera. Adesso facciamo... c'è stato un omaggio delle compagnie amatoriali locali, abbiamo detto, che hanno preparato questi video per Maria. Qui abbiamo due attori che vengono dalle compagnie amatoriali, perché le compagnie amatoriali sono fucine di talenti, però loro non sono più degli amatoriali, o almeno non soltanto, magari lo sono legati e continuano ad essere legati alle loro compagnie di origine, ma sono ormai dei professionisti, perché Luca Grassano, Smeraldo Napodano e anche Angelo Pepe, che ascolteremo dopo, e fanno parte anche della compagnia del Cilea, e sono degli attori quindi che si affacciano al professionismo e che quindi interpretano sicuramente, danno anche un valore aggiunto all'interpretazione di alcuni brani di Zia Maria. In particolare hanno scelto un brano che parla proprio del presepe, tratto dal Terrazzo della Villa Rosa. Io direi ascoltiamo, vediamo il video, loro hanno realizzato un video, vediamo il video e poi ne parliamo velocemente con loro. Va bene. Giosuè, però una cosa te la posso dire?
È ottobre, tu già cominci a fare. Ma ti sono pensiero, mi sembra uno scemo. Ma quando cresci? Ma che ti sei dimenticato? Io sempre a ottobre comincio a prepararmi le cose. E poi quest'anno voglio fare solo la capanna. Però voglio fare più brutto, cioè. Tu mi devi fare l'anima di tenuto per te, però. Ho capito, ho capito. E come devo fare la capanna più grande quest'anno? Ma perché nei pastori piccoli i lineamenti non sono chiari. Io invece la voglio vedere bene l'espressione di meraviglia. La meraviglia che il pastore deve tenere bella stampata in faccia. Michele, sai per me lo sono. Sono di essere un pastore che va nella grotta e porta l'offerta al figlio di Dio. Ma che fai dicendo? Gesù è. Voglio te lo capisco proprio. Io in chiesa non ci vado, si spiega, si capisce, no? Ma manco non ci vado. E quindi questo presente e questa offerta di cui parlo, non capisco che cosa rappresenta. Tu vuoi fare sempre le cose a modo tuo, con un piede dentro e l'altro qui. Dici che sei senza religione e poi fai un segno della luce. Fai il segno della luce. Mo ti voglio fare una domanda, però. Tu credi in Dio? Anzi, te lo voglio fare una più precisa. Gesù, Dio esiste. E che ne so, mica, ma tu da me che vuoi? Stamattina? No, Gesù, ora mi devi rispondere, rifletti e mi rispondi. Lo sai, con me non ha tanto. Vabbè, allora rifletto e ti rispondo, certo. Seriamente. Per me Dio è un signore, un cazzo, che un giorno si sveglia dritto e un giorno si sveglia stretto e si comporta così di conseguenza come la venamatina, come se scende. E tu fai la capanna a suo figlio così. E lo vedi che non conclude. E non c'è un pensiero. Il presepe se lo fai devi essere preciso, determinato, no? Dio esiste o no? Ma veramente non lo so, non lo conosco, sta troppo lontano. E invece il figlio suo sì. E gli faccio la capanna. Lui non lo conosce, al figlio suo sì. Sì. Allora è figlio mio. No, no, che c'entra, è figlio di Dio. Però non è Dio che l'ha voluto come figlio. È Gesù Cristo che se ne è scelto come padre. Ah. Pensa a storia. E chi te l'ha fondato? No, che c'entra, questo è un pensiero mio preciso che diventa ogni giorno più preciso. Preciso? Ma che diventa? Non ho capito. Che cosa diventa? Modo nella nasce un povero, un povero uomo come me, come a te, che da uomo si è comportato una bellezza. Sì, ha avuto misericordia, ha avuto pietà di tutti, ha voluto bene a tutto quanto, non ha fatto fantasie, non ha battato, è stato bravissimo a sale, è stato capace, è stato capace, gli si fa figli di Dio. A me poi mi fanno ridere quando dicono era un Dio e si è fatto uomo. E che ci vuole? E ci perde un Dio a farsi uomo. Per un Dio tutto è possibile. Può fare qualsiasi cosa. Ma un uomo, con tutte le schifezze di un uomo, farsi Dio è un altro discorso. Va, va. Fatti Dio. Vediamo se ne sei capace. No, Michele. Qua sta il difficile. E per questo mi sta simpatico e gli faccio la capanna, va bene? Allora, dicevo, è una visione, cioè è una filosofia dei personaggi che Zia Maria metteva in scena. E faccio una domanda ai due interpreti attori molto velocemente. Sì. La prima cosa, uno dei due, chi risponde prima, la difficoltà, la cosa più difficile nell'interpretare questo brano, se c'è stata una difficoltà? Allora, la difficoltà, posso rispondere un attimo io, Luca? Prego. Vabbè, io guardo. La difficoltà fondamentalmente è tecnica, più che altro. Io almeno parlo di questa tecnica perché... cinematograficamente rendere uno scritto cinematograficamente o comunque con questi nuovi mezzi è stato abbastanza difficile. Noi infatti ci siamo permessi di apporre delle piccole modifiche che lo rendessero un po' più
Però, insomma, rimanendo fedeli a un testo che per noi è sacro come la Bibbia, visto che comunque Maria Orsini Natale è un simbolo per noi di Torre Annunziata, quindi difficoltà grandi no, perché lei parlava al cuore delle persone, quindi a livello interpretativo no, perché riesce ad entrare e quindi a farti immaginare la filosofia dei personaggi, anche se magari non sei uno studioso. Peraltro una cosa, grazie Smeraldo, chiedo a Luca, un'altra caratteristica sua nella scrittura era secondo me la teatralità, nel senso che i dialoghi dei personaggi sono teatrali. Io dico sempre che le sue descrizioni sono delle didascalie di una sceneggiatura cinematografica, i suoi dialoghi sono dei dialoghi che possono essere trascritti in una sceneggiatura che possono diventare dialoghi teatrali. E che cosa ti hanno comunicato? Dicci, che cosa ti ha comunicato e come è stato interpretarli? Ma no, assolutamente comunicano sia subito a primo impatto più che la teatralità, la vita e il giorno. Quindi quando leggi qualcosa, che ne so, adesso in questo caso del presepe oppure della pasta, riesci a sentire, a percepire gli odori, quelle emozioni, come diceva Smeraldo, si arriva al cuore, si punta a delle cose che sì, possiamo parlare di teatralità, però c'è una cosa che va a braccetto col teatro, e tu, che tu ben conosci, Domenico, è la verità. Quando una cosa è vera e sincera, si punta, ecco, al cuore, come diceva Smeraldo. Nel testo del presepe non c'è stata molta difficoltà, perché sì, modificando alcune cose per interagire attraverso questo piccolo schermo si prova a rendere più fruibile la cosa, però un testo accettato perché, ecco, vero. Lei sarebbe molto contenta di queste vostre parole, perché io, come continuo a dire, i suoi lettori ideali erano i giovani e quindi cioè, le nuove generazioni, perché lei voleva passare loro questa fiaccola del passato. E noi ci diremo in memoria. Bravi, ringraziamo Luca ed Esmeraldo. Io, parlando di giovani e di giovani attori, vorrei vedere, ce n'è un altro di giovane attore che ho nominato prima, che è Angelo Pepe. Angelo, ci sei? Buonasera Angelo, ciao. Buonasera, salve. Dicevo, lei sarebbe molto, Angelo che è un attore, regista, anche lui viene dalle compagnie amatoriali, successe le compagnie amatoriali, ma adesso ti avvii come Luca ed Esmeraldo per una strada di professionalità, vestita di professionalità, perché stai facendo attore professionista. Sì. E, allora, vuoi leggere prima il brano o vuoi prima la domanda? Leggiamo prima il brano, magari, va? Va bene, leggiamo così prima il brano. Ti faccio tuffare perché Angelo ci legge un brano dal vivo che è tratto dal terrazzo della Villa Rosa. Ok. Le lenzuola stese a gonfiarsi avevano toppe vistose. Toppe che non cercavano mascheramenti nel rappezzo, sfrontate e decorose, come non se ne videro più, mai più, dopo la guerra. Non indulgevano la ricerca del racconcio invisibile, anzi, sostituivano una perizia, tutta la professionalità, proprio nello sfoggio del punto a mano ribattuto intorno al buco che restava imprigionato e fermo. Toppe che resistevano certo più delle cose rammendate. Forse furono l'emblema di quell'epoca di parsimonia anche nei ceti benestanti, di vita senza sprechi. Proprio le toppe, così umili e al tempo stesso onorevoli. Che tempo era? Il tempo delle toppe, dei contenti nelle piccole cose. Bravo Angelo, sarebbe molto contento di queste letture, come delle letture anche di tutte le compagnie, dei ragazzi amatoriali che sono stati tutti quanti, veramente ognuno ci ha messo il suo, però tu adesso sei
un professionista, quindi volevo, sì, volevo capire, perdonami, anche scusami, volevo un attimo, perdonami, a nome della Compagnia Lunare volevo ringraziare voi e l'organizzazione per averci permesso di poter partecipare a questa cosa molto bella in onore di Maria Orsini Natale. Si chiama Angelo, si chiama Portodino l'organizzazione, Portodino Film Festival, diciamolo. Portodino, ringraziamo Portodino Film Festival. Eccolo, eccolo. Senti, da Angelo, vabbè, era d'obbligo un ringraziamento a Portodino, che porta... Certo. Che porta poi Torre nel mondo praticamente, lo possiamo scoprire guardando sul sito. E dicevo, da attore, così come ho chiesto anche ai tuoi colleghi, giovani colleghi, che cosa ti ha trasmesso? Prima cosa, li conoscevi questi pezzi? Allora, conoscevo dei pezzi sia di Francesco Annunziata che del Terrazzo della Villa Rosa. Questo pezzo che ho avuto non lo conoscevo propriamente, no, mai, però è stato bello a scoprirlo, perché era come leggere qualcuno che parlava, cioè nel senso era realmente, è come se sentissi un discorso di qualcuno, quindi il ricercare le parole non era un caso, ma era come lei voleva forse questo racconto fluido, questa lettura fluida, che permetteva appunto alle persone di immedesimarsi totalmente. Quello che diceva, mi riallaccio a quello che diceva Luca, appunto la verità del testo, di quello che dice. Quindi l'interpretazione, anzi la difficoltà è stata, c'è stata perché, ma più che altro per una questione proprio di cuore, no? Di animo, più che una questione tecnica, perché appunto... sono cose vere, quindi tirarle fuori è bello e anche semplice, se sei abituato un attore deve essere abituato, ecco, a dire la verità. Grazie veramente Angelo, grazie per il tuo pezzo, per la tua grazie a voi. Io sono sicuro che lei è contentissima di queste parole che sta sicuramente sentendo da voi, perché conquistare dei giovani che poi fanno gli attori per lei sarebbe stato un grande trofeo. Lo era già, perché ne ha conquistati tanti quando era in vita, ma lo sarebbe ancora anche adesso. Grazie, siamo onorati. Grazie a voi. Grazie ad Angelo Pepe, grazie Angelo. Buona serata, ciao. Grazie Mimmo. Io cedo subito la parola ad Anna, perché deve introdurre un altro monologo di una persona di sua conoscenza, non è così, Anna? Molto conoscente. Ci avviamo alla conclusione, quindi andiamo con un monologo molto, molto conosciuto, ma soprattutto che dà molte delle intensità emozionali molto forti. E il monologo in cui Francesca si ritrova faccia a faccia con la figlia adottiva, quindi c'è questo incontro di emozioni dell'una verso l'altra. È importante questa scena perché io la vedo un po' come i figli della nostra terra quando girano le spalle a tutto ciò che accade a Torre, cioè in questa terra che ha bisogno di noi, noi giriamo le spalle nell'indifferenza, nell'abbandono, ed è una sorta di iattura, noi portiamo via la fortuna della nostra terra stessa, quindi la leggo in questa sorta di amore verso una terra che ha bisogno del nostro calore e della nostra presenza. Nunzia, è finita. Giordano ha fatto montagne di guai. Papocchie sopra papocchie che servivano a coprire altre papocchie. Ma la colpa è mia. Le proprietà erano mie. Le garanzie le ho messe io non dovevo pagare. Dovevo dire
Ma che sei pazzo? Pazzo. 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 Ma lo sai perché le ho firmate, non si ha? Perché mi ho voluto troppo bene. Agli occhi miei. Agli occhi miei. Era un Dio. Bello. Un gran signore. E io. E io ero nato pure. Non lo volevo perdere, non si ha. Bisogna dire messe per quel fetente. Molte messe. Perché ho il grandissimo fetente. Mi voleva bene? Sì, mi voleva bene. Ma dopo tutto quello che aveva fatto, nel momento del disastro, e ancora non capivo e continuava a vendere e pagare, a pagare e vendere, mi sparano colpi di coltello e resto come uno scemo. Mezzo corpo paralizzato e la bocca storta. Ti ricordi quando cadde dalla sedia a rotelle? Non è vero. Non è vero che nella furia dell'eruzione del Vesuvio dovevamo scappare e lui rotolò per le scale. Io lo feci cadere. Io, in un calcio alla carrozzella. Perché quel giorno, più terribile dell'eruzione del Vesuvio, era arrivata la notizia che il Banco di Napoli aveva messo le cambiali mie all'incasso. Mi faceva l'invalido e ribambito. E io e il povero Federico non sapevamo come fare. Meno male che è morto presto. Se non l'ammazzavo con le mie mani. Ma più di tutti mi fa pena Federico. Non ha fatto niente di quello che gli piaceva. Le statue, le colonne, patrimonio dell'umanità, la professione, la musica, le poesie. Io invece lo mettevo in croce col pastificio, il mulino, il grano, le cambiali, i guai. Tutto come volevo io. E invece che a te? E sposata a chi dicevo io. Bravo, 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 troppo bravo, fesso! Calantumo fino all'ultimo centesimo. Mamma, per carità, il fallimento mai. E non era meglio che fallivamo. 100 volte meglio era. Ma lui ci tiene al nome, all'onore della famiglia. Di dolore non si muore, non si ha. Ma fa male assai. E per questo dolore qua non c'è consolazione. Tenevo un regno. Tenevo terre, palazzi, denari. Ma la perdita del mulino e del pastificio è una cosa troppo grossa. Io non ne parlo con nessuno. E sto parlando ora a te, non sia te. Perché tu la fatica mia la conosci. E il mio dolore puoi capire. Un'altra cosa, non sia. Un'altra cosa. Tu sei stata la colonna. Tu sei stata il buon augurio della famiglia. E quando te ne sei andata, hai portato via con te l'abbondanza e la salute. La casa mi si è seccata. Quando ti sono venuta a prendere all'orfanatrofio, per me eri solo un voto, una promessa da mantenere, una scaramanzia.
Se trattavo bene te, stavano bene i figli miei. Eri un'estranea. Ma poi piano piano ho imparato a volerti bene. Brava. In Marianeve vedo poco di amatoriale, devo dire la verità, bravissima, bravissima. Sì. È sempre un'emozione, diciamo live, che lo meriti. C'è il sangue che sento. Vabbè. Sono stati tutti bravissimi, tutti veramente hanno partecipato con l'entusiasmo. Voglio approfittare di questo piccolo momento proprio per ringraziare tutti. Nel momento in cui li ho chiamati, l'entusiasmo era vivo, si sentiva la voglia di partecipare e hanno veramente interpretato col cuore e con l'anima ogni pezzo, ogni brano che abbiamo loro assegnato. Grazie, grazie davvero. Vorrei un attimo anticipare anche i saluti, perché dopo abbiamo il contributo video di Claudia Gerini. Poi abbiamo un commento una testimonianza di Domenico, che ha conosciuto la Gerini sul set di Francesca Annunziata. Dopodiché poi lanciamo l'ultimo video, salutiamo e lanciamo l'ultimo video. Bene, Maurizio, volevo sottolineare. Allora, voglio salutare innanzitutto. Voglio salutare prima, così in modo che andiamo poi in modo molto, molto sciolto. Allora, io ringrazio Anna, che non appena ha accolto subito con entusiasmo, che poi ha trasmesso a tutte le compagnie che hanno risposto alla grande, il mio appello a ricordare Maria Natalia Orsini attraverso queste letture di brani. Idem, lo stesso entusiasmo è quello di Domenico Orsini, e insieme abbiamo realizzato questo evento, che è un momento importante per quanto riguarda la cultura in città e il ricordo di Maria Natalia Orsini, e anche nel prosieguo per quello che magari vogliamo fare, realizzare in futuro come appuntamento importante. Quindi ringrazio innanzitutto Anna, ringrazio Domenico Orsini, Maurizio Orsini, che ha condotto egregiamente queste interruzioni continue, laddove durante le interruzioni siamo intervenuti anche noi. Ringrazio poi tutti gli attori delle compagnie amatoriali e gli attori professionisti, ai quali, come faccio, come al solito faccio con i nostri giovanissimi autori e attori che partecipano al nostro concorso, gli auguro buon vento a modi di come fanno i marinai. Voglio ringraziare soprattutto chi non si vede ma che lavora instancabilmente in modo professionale. E sono Marco Longobardi e Domenico Salvatore, che sono dietro le quinte, ma sono efficientissimi. E poi ringrazio tutti gli ospiti, che sono stati tanti, ma li abbraccio di cuore e grazie a loro. Un altro grazie finale va a Nando De Maio e al suo gruppo di artisti associati, che come sempre ci seguono e ci danno una mano. Vai Maurizio, lanciamo il video di... Sì, lanciamo il video di Claudia Gerini. Prima di lanciare il video volevo anche io salutare tutti quelli che sono intervenuti, tutti quelli che ci hanno ascoltato, e un saluto particolare, permettimi, va a Federico Orsini. Per quanto mi riguarda, un saluto particolare a Federico, che ha seguito tutta la diretta con un'attenzione e con un amore, anche se lo vedo lontano si vede benissimo. Guardate, io mi sposto in diretta per farvelo salutare, perché lui ci teneva e vi vuole salutare. Eccolo. Ciao Federico. Io ringrazio prima cosa il Filippo Germano, che si è ricordato di me e mi ha fatto uscire al di fuori del guscio del mio ecco, stare fermo, perché purtroppo per questioni fisiche io non mi posso muovere.
Grazie, ti vogliamo bene, ci manca la tua penna, al teatro, ci manca la tua penna della cultura cittadina. Grazie. E ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno partecipato, e per me è stato un onore condurre questo evento dedicato a Maria Orsini Natale, 10 anni dalla scomparsa. Adesso, come tu annunciavi, c'è questo contributo di una delle attrici del film di Lina Wertmüller, cioè Claudia Gerini. Facciamolo subito partire, prego la regia. Ciao a tutti, questo video è per ringraziare di cuore per il premio che ho ricevuto al Cortodino Film Festival, appunto il premio Dino De Laurentiis. Grazie tantissimo a tutta la giuria, un ringraziamento e un ricordo anzi speciale, un pensiero affettuoso va alla scrittrice Maria Natale Orsini, l'autrice del romanzo Francesca Annunziata, da cui è stato tratto un film, proprio diretto da Robert Mueller, con me, con Raul Bova, Giancarlo Giannini e Sofia Loren. Sono molto molto contenta, grazie ancora e un bacio a tutti voi da Claudia. Bene, abbiamo visto anche il sempre contributo. Simpaticissima Claudia. Claudia sì, è sempre stata molto legata, ho due ricordi, ho tanti ricordi legati al set, ho due ricordi in particolare legati a lei. Uno era il suo legame con Zia Maria e con il libro, che portava sempre con sé sul set, aveva sempre il libro lì, nonostante ci fosse poi la sceneggiatura, e tutte le volte che ci salutavamo dopo aver girato, dopo una giornata di lavoro, mi diceva: se la senti salutami Zia Maria, perché era molto legata a Zia Maria e al suo scritto, soprattutto era molto felice di far parte di quel bel progetto che è stato il film diretto da Lina Wertmüller, con un cast effettivamente stellare. In testa i due lustri che erano Sofia Loren e Giancarlo Giannini, e lei era molto contenta di far parte di quella famiglia. Quindi sono stato contento di rivederla. Io l'ho vista qualche anno, cioè ci incrociamo di tanto in tanto, ci sentiamo di tanto in tanto, però sono stato contento che abbia fatto anche lei questo messaggio e che continui a ricordare Zia Maria, di cui quando ci è capitato di incontrarci abbiamo parlato. Questa è la cosa importante, che abbia lasciato un segno, che questo segno il tempo non cancelli e le sue parole riescano a difendere. Questo è il mio augurio. Grazie a Cortodino, grazie ad Anna, grazie a Maurizio, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, grazie a tutte le compagnie amatoriali che sono state tutte quante deliziose e disponibili. Bellissima. Lei sarebbe felicissima dei video che hanno fatto, come sarebbe felicissima degli interventi di Luca Grassano, Esmeraldo Napodano, Angelo Pepe, attori giovani ed emergenti. Quindi grazie a tutti voi, tutto dell'organizzazione. Perdonami Mimmo, volevo unirmi ai tuoi ringraziamenti anche soprattutto per quanto riguarda le compagnie teatrali, perché sappiamo benissimo che in questo periodo diciamo il teatro non se la sta passando granché bene, e avevamo tutti quanti bisogno di sentire di nuovo, come dire, l'amore per la recitazione e questi bellissimi momenti. Quindi ringrazio anche io le compagnie teatrali, sicuramente torneremo a rivederli a teatro. E fatemi ringraziare per ultimi, ma non per ultimi, perché sono. Fammi ringraziare noi, nel senso che l'associazione di cui faccio parte, che ha collaborato alla realizzazione di questa anche di questo evento, anche tramite il mio impegno e con una serie di interessamenti da parte di tutti quanti, che comunque che è la Corte dei Sognatori. E diciamo che noi cerchiamo a spada tratta, soprattutto in questo momento difficile per lo spettacolo, di difendere il buon teatro, il buon cinema, le manifestazioni che possano mettere la cultura sul piedistallo che merita, e cercare di non farla morire, perché quello è il rischio, o se non altro appassire.
Quindi fatemi ringraziare tutti i miei compagni della Corte dei Sognatori che grazie a Cortodino hanno partecipato a questo evento e che e hanno organizzato insieme a Cortodino questo evento e che poi hanno realizzato un video che vedremo ora in chiusura e che sì, sì, prima di questo video volevo dire che ringrazio anche il Cortodino Film Festival per questo bellissimo omaggio a Maria Orsini Natale, soprattutto anche nell'ottica di, come dire, di una sorta di rinascimento della città proprio dal punto di vista culturale, perché io sono dell'avviso che una città che non riesce a preservare non riesce a custodire il proprio passato non ha futuro, lasciatemelo dire. Concordo. È assolutamente come dire, è stato un appuntamento quasi magico, io aggiungerei. Non possiamo non concludere con la compagnia dei sognatori, caro Mimmo, con un video finale, la signora dei Cunti. Sì, perché lei dei racconti, perché lei anche all'inizio di Francesca Annunziata c'è scritto questo è un cunto, questo libro è un cunto, è un racconto, lei così si definiva. Quindi noi abbiamo realizzato in collaborazione proprio con Cortodino questo video, noi della Corte dei Sognatori, in occasione proprio del 10° anniversario della scomparsa di Maria Orsini Natale. E salutando e ringraziando tutti, ringraziando ancora una volta e sempre di più Cortodino, vi lasciamo proprio alla visione di questo Maria Orsini Natale, la signora dei Cunti. Viva la bella gente di Torino, la gente di Maria. Ringraziamo tutti e buona serata a tutti. Buona serata. Ciao. Ciao a tutti. E subito il girasole della vita si volge dei campi sparsi vivida e rasata a un solo piano. Allora la bella resina nel vento, un cirro che si dipana, il fruscio della risacca, un nome, e subito il girasole della memoria si volge verso il luogo del ricordo, il sentiero si svela e cammino tra sogno e concretissime radici. Nella mia esperienza giornalistica, a un certo punto mi sono imbattuto in mia sorella scrittrice. Dopo il piccolo borgo, uno dei tanti sparsi sotto il viola della montagna, lì era una costruzione settecentesca, vivida e rosata, barocca, lirica. Spuntava all'improvviso nel rustico della campagna, come un sonoro attacco d'organo. Maria Orsini ha restituito dignità, spessore, colore alla produzione letteraria non solo della città di Torre Annunziata, ma di tutto il territorio vesuviano. Ha saputo raccontare le eccellenze, le sofferenze, i sentimenti, la laboriosità, la genialità della nostra gente, una scrittura profondamente articolata la sua, che ha il potere di trasmettere al lettore, oltre ad evidenti e immancabili spunti di riflessione, anche la magia dei profumi, dei sapori di una terra caratterizzata nel suo quotidiano da innumerevoli contraddizioni. Due grandi amori aveva zia Maria, il mare e il Vesuvio. Diceva, credo di aver sempre avuto piedi marini e occhi vesuviani. Cristalli di luce nella linea del mare. E che mare! E nelle vissute stanze si respirava appena. Durante le feste era un po' in mena di racconti che potevano essere anche nella storia. Passavamo pomeriggi a parlare di personaggi storici come l'affare della collana di Maria Antonietta e parlavamo di questi personaggi come se parlassimo della vicina, della signora accanto.
Lei metteva la stessa passionalità anche quando parlava delle cose che meno la entusiasmavano. Tra tante, l'impresa dei mille, quella di Garibaldi. Parlava sempre malissimo Garibaldi. Diciamo che si aspettavano spesso le sue trovate nei vari eventi, trasformavano in aneddoti. Maria era tutto un sorriso, sorridevano i suoi occhi, le sue mani, le sue trecce, i brillantini dei suoi occhiali. Era tutta morbidezza e mi ricordo la morbidezza della luce di certi pomeriggi trascorsi insieme a casa sua, con il mare davanti e il Vesuvio dietro. Manca molto questo sguardo così dolce, così malinconico e benevolente che ci aveva quando ti guardava, con cui condivideva lo spleen, un po' il senso della caducità delle cose, la malinconia che un po' pervade la famiglia. Andavamo dal ristorante Don Alfonso a San Bagato. A un certo punto lei cominciò a cambiarsi per mettere un vestito più elegante. Io dissi: Maria, non ti spogliare, perché se si fermano i carabinieri si arrestano. Una donna meravigliosa, non un'amica, una persona di famiglia. Ti ricordi di tutte le belle serate in cucina con lei, le sue ricette più amate? E noi dicevamo: Maria, ma per fare questo quanti minuti ci vogliono? Questi ci vogliono 5 Ave Maria e 5 Gloria e Padre. Padre, Figlio e lo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria per noi sei stato un faro, ti abbiamo sempre voluto tanto tanto bene. Io, Livia e i miei figli ti consideravano come una nonna. Ho avuto il piacere e l'onore di rendere pubblico uno dei primi scritti di Maria Orsini alla fine degli anni 70, e negli studi di Radio Antenna Vesuvio a Torre Annunziata nasce il rotocalco radiofonico Rodo Sabato, diretto da Mario Guaraldi. Il direttore le assegna la terza pagina, quella che nei menabò dei giornali di una volta era destinata alla promozione culturale. Zia Maria scriveva per difendere la memoria della nostra cultura, la memoria della nostra terra, la memoria delle nostre tradizioni. E per questo lei era amica dei giovani e voleva che i giovani, leggendo le sue parole, potessero preservare la memoria dall'oblio. Io le parlai di questa storia fantastica, il cavallo napoletano. Maria si innamorò di questa storia e volle scriverci. Il libro già esisteva, lo avevo scritto io in francese, quindi ebbe l'idea di farne una favola. E così alla fine questo libro fu scritto e lei disse sempre: Maria mi ha fatto mangiare pane e cavalli. Oi Maria, oi Maria, tu per noi vivrai sempre, Maria. Già fai tornare a un tempo che più non ci sta. Oi Maria, oi Maria, quanta sonda ti hai fatta suonare. Faccia asciutare ai petiti che sta città. Di odio e amore ci bisticciavamo sempre, però erano 30 anni che veniva da me. Io la mangiavo sempre. Come diceva zia Mara, è una gran simpaticona. Ricordo che una volta mi disse di quando suo padre stava per morire e la chiamò vicino a sé e le disse: Marie, non ci posso pensare, ma io muoio creatura. E lei mi disse esattamente la stessa cosa: Serenè, ma io come è possibile, io muoio creatura. E la bellezza di Maria è che è rimasta sempre questa bambina dietro la porta che ascolta e che racconta a sua volta, una bambina meravigliata e meravigliosa. Questo è un dolce che mi ricorda la signora Maria, lo voglio offrire. Francesca era nata il 6 gennaio del 1849.
Era nata su una di quelle alture della costa amalfitana, dove la roccia precipita e dirupa in un cielo capovolto, che nelle notti serene le luci delle lampare fanno stellato. Con Maria facevamo sempre tacche più, logicamente come fratelli e sorelle. Poi chiaramente tutto finiva lì. Oh, che bella la vita! E o dormi, non ti scedà, dormi, dormi, noi ti curiamo. Voglio ringraziare il Cortodino e la Corte dei Sognatori per essersi ricordati di Maria nel 10° anniversario della sua scomparsa. Le ceneri di Maria sono state gettate in mare e speriamo che la sua prorompente vivacità non trasformi il mare in maremoto. Diceva, io porto il sole di Napoli. Io ti mando intanto il bacio più grande del mondo, in paradiso di sicuro, dove tu ti trovi. Mi manchi, Maria.